Con piacere noto che negli ultimi 20 anni in realtà gli investitori e le asset allocation sono molto cambiati. Io mi ricordo la prima volta che abbiamo preso un mandato per un fondo pensione, passava da un'allocazione di BTP Azioni Italia improvvisamente a un mandato bilanciato. Quindi direi che, dato tutto quello di cui si è parlato in questo convegno, direi che ne abbiamo fatta di strada in questi 20 anni. Argomenterò un pochino per differenza, visto che sono già state dette tante cose. Allora, la prima cosa che mi sentirei, su cui dissento un pochino rispetto al panorama che è stato dato oggi, è quello appunto sull'inflazione, l'inflazione temporanea o più strutturale. Noi in realtà pensiamo che sia un pochino più strutturale, nel senso che noi pensiamo che questa transizione energetica, questa transizione ecologica, porti un aumento dell'inflazione. Perché il gas è aumentato così tanto? Perché si sta cercando di usare meno il carbone e quindi comunque uno shock di domanda sul gas che ha comportato quell'aumento, si parlava appunto del 40%. Così come abbiamo visto i colli di bottiglia creati dalla logistica e quindi si sta ripensando a un paradigma. Quello che era diciamo che il Covid ci ha aiutato purtroppo a ripensare alla globalizzazione, quindi ha ancora senso in un mercato, voglio dire, dove la logistica diventa il collo di bottiglia, e quindi anche lì i prezzi sono molto aumentati. Ha ancora senso pensare di produrre lontano, di produrre magari in paesi dove c'è anche un rischio politico diverso? Oppure ha senso magari sfruttare l'innovazione tecnologica per riportare in casa una produzione che chiaramente avrà dei costi magari più alti da un punto di vista appunto del costo del lavoro, ma magari con l'innovazione tecnologica si riescono a calmierare. Comunque, diciamo, questo e che magari avendo anche una produzione in casa. Permette anche di trasportare meno, inquinare di meno anche da un punto di vista di trasporti. Quindi questo aumento dei prezzi in realtà noi pensiamo che sia di più medio periodo. Chiaramente quale aumento di prezzo? Non lo shock che abbiamo visto adesso, cioè non parliamo di un'inflazione persistente al 6%, però potrebbe essere che il target di inflazione delle banche centrali magari venga anche un pochino superato. Quindi come ce la giochiamo questa inflazione pensando che sia non solo tattica, quindi non solo per l'anno prossimo, ma anche un po' più a medio termine, quindi magari su asset allocation strategica a 5 anni? La giochiamo, come diceva Enrico prima, sovrappesando quelle asset class che inglobano, diciamo, la crescita dell'inflazione e quindi dando protezione al portafoglio. Quindi ancora l'inflation linked. Nel senso che se si pensa, come dicevamo prima, che l'inflazione non sia solo uno spike, ma che possa perdurare, forse c'è ancora valore in quei break even che venivano citati prima, così come le azioni, perché comunque le azioni e le società hanno ancora delle previsioni di crescita degli utili molto buone, parliamo di 8% per l'anno prossimo, 5% per l'anno dopo e pensiamo che riescano a scaricare sui prezzi, diciamo, sul consumatore questi aumenti che avranno. Questo sicuramente in chiave tattica e in chiave strategica, soprattutto, quindi andiamo ancora ad avere dei rendimenti azionari molto buoni rispetto anche alle alternative, chiaramente, perché se pensiamo a un aumento dell'inflazione, chiaramente pensiamo anche a tassi reali bassi, molto bassi, per quanto magari il tapering è iniziato, quindi comunque ci si avvia verso un aumento dei tassi. Pensiamo soprattutto che le azioni da un punto di vista ESG possano sovraperformare, perché comunque il filtro ESG è uno dei filtri che va in cerca delle azioni migliori e quindi comunque pensiamo che sia virtuoso questo ciclo e quindi possa ritornare in rendimenti su quell'asset class. Pensiamo a livello strategico, un asset class che oggi è stata citata parecchio, ma in genere manca abbastanza nelle asset allocation strategiche degli investitori italiani, le commodities. Quindi chiaramente sappiamo che la dinamica delle commodities è protettiva, e
e sappiamo che comunque appunto accompagnano l'aumento dell'inflazione, quindi proteggono e hanno anche un buon effetto di diversificazione nel portafoglio. E poi chiaramente l'infrastruttura, ha già parlato Raffaella, io mi concentrerei un pochino di più sul real estate, se ne è parlato prima, si è parlato di real estate in generale, si è parlato di dinamiche, io parlo di real estate evoluto, diciamo, quindi meno il residenziale a cui si faceva riferimento prima, e pur essendo svizzera anche real estate articolo 9, perché invece nel real estate, se si va a ricercare l'efficientamento energetico e quindi delle dinamiche ESG all'interno del real estate, portano del gran valore non solo in termini di aumento di affitti, perché chiaramente si diceva prima la dinamica va a selezionare anche uffici e location comunque che hanno più di qualità, e anche chiaramente avendo questi efficientamenti anche nel valore finale, nel valore aggiunto del prezzo, diciamo, dell'immobile stesso. Quindi real estate ESG, real estate articolo 9 di cui si citava prima, sicuramente ha una dinamica protettiva sull'inflazione e anche, voglio dire, un buon valore per le asset allocation strategiche.